credette Cimabue nella pittura tenerlo campo, e ora ha giotto il grido, sì che la fama di colui è scura. È mai esistito veramente il Medioevo? Molte delle cose che siamo soliti chiamare Rinascimento accadevano già nella Padova del 300. Alcune importanti famiglie divennero committenti d'arte. Nuovi letterati umanisti emergevano in una libera università. La visione di Giotto fece scuola, attirando artisti da ogni dove. Petrarca la scelse come dimora. In un 300 rivoluzionario, fatto di bellezza, emozioni, sentimenti, scienza e sperimentazione. Prima dell'arrivo in città di Donatello, a Padova, era già successo qualcosa. Dante ne era consapevole. A Padova, Giotto sognava il Rinascimento.